Da qualche giorno è uscito il trailer della storia di Injustice 2, trailer che mi ha esaltato molto perché, oltre a essere molto interessante e ad essere anche molto ben realizzato, mostrava come una sorta di teaser alcuni personaggi che sicuramente saranno nel gioco. E tra questi personaggi che sono stati mostrati, ce ne sono due in particolare che volevo assolutamente fossero inseriti nel roster. Il primo era Robin, di cui da pochissimo è uscito un trailer reveal che ha mostrato anche il suo gameplay. Non è Robin che volevo, perché io volevo Tim Drake. Invece si tratta di Damian Wayne. Resta comunque una cosa molto interessante, ma quello che spero è che ciò non sostituisca la presenza di Nightwing, perché spero davvero che ritorni anche in Injustice 2. L'altro personaggio che invece volevo tantissimo, sempre proveniente da Gotham, è Poison Ivy. Poison Ivy, io adoro Poison Ivy, è il personaggio femminile della DC Comics che mi piace di più in assoluto. Ed ero rimasto un po' deluso dal fatto che non fosse stata inclusa all'interno di Injustice 1. Ma sono contentissimo di sapere che è quasi certa la sua presenza in Injustice 2, perché la volevo davvero tanto. Ed Boon, durante una recente diretta, la prima su Injustice 2, ha dichiarato che presto sarà mostrato un reveal trailer anche su di lei, che mostrerà il suo moveset, e non vedo l'ora di vedere che mosse speciali le hanno messo. Però, riflettendoci, non erano gli unici due personaggi che volevo fossero inseriti in Injustice 2. Un altro personaggio che mi piacerebbe vedere è Constantine. Io non sono un grandissimo fan dei fumetti della DC, non conosco tutti i personaggi, e diciamo che tutti quelli che conosco li conosco per vie collaterali, che siano serie animate, videogiochi o film. Il film di Constantine, quello con Keanu Reeves uscito un sacco di tempo fa, mi piacque molto, anche se non era molto fedele al personaggio. Mentre la serie TV che hanno fatto qualche anno fa su di lui non l'ho mai vista. E il personaggio di Constantine secondo me sarebbe un'aggiunta perfetta per il roster di Injustice 2, per il moveset che gli si può mettere, perché sarebbe molto differente rispetto a tutti i vari stili che avrebbero gli altri personaggi. Un altro personaggio che vorrei vedere è Blizz, che è una lanterna rossa con una backstory molto cupa. Nel gioco è già stato mostrato che è già presente una lanterna rossa, che è Atrocitus, però spero che ciò non escluda la presenza di altre lanterne rosse. Perché comunque non andrebbero in conflitto non avendo lo stesso moveset. Blizz, ad esempio, sarebbe molto interessante perché potrebbero inserire come sua mossa speciale il fatto che lei è capace di sputare tipo una sorta di lava dalla bocca. Diciamo che la cosa è un po' più complicata di così da spiegare, ma non riuscirei a descrivervelo meglio. E sarebbe molto bello da vedere in gioco. Poi mi piacerebbe vedere i Teen Titans al completo. Beast Boy potrebbe avere delle mosse speciali molto interessanti, dove ad esempio si trasforma in diverse creature. Ma anche Starfire sarebbe molto bello vederla in gioco. Ma dopo tutti questi personaggi capaci di sparare fuoco, mi piacerebbe vedere un personaggio capace di fare l'opposto. Io opterei per un nuovo personaggio, per Mr. Freeze. Però mi piacerebbe molto anche il ritorno di Killer Frost. So che c'è il rischio che possano avere un po' troppe mosse in comune. Però penso che la cosa si limiterebbe solo alle mosse speciali. Alla fine sono due personaggi piuttosto differenti per come agiscono. Ed Boon ha comunque dichiarato che questo sarà il loro gioco con il roster più grande in assoluto. Cosa che magari non sarà completamente vera perché hanno fatto giochi con roster davvero enormi. Però, secondo alcuni leak, il gioco avrà come minimo 40 personaggi. Che è davvero tantissimo. Spero ritornino un bel po' dei personaggi di Injustice 1. Mi dispiacerebbe vedere quelli a cui mi sono affezionato venir scartati. Però ci sono dei personaggi di cui farei a meno. Soprattutto un bel po' di villain che alla fine non servivano ai fini della trama. Come il generale Zod, come anche Solomon Grundy, era piuttosto inutile. All'interno di Injustice 1, durante la trama, serviva solo come riempitivo. Poi in realtà non sento l'urgenza della presenza di Joker perché io non lo sopporto, però so che lo metteranno comunque perché è pieno di fan. Mentre a quanto pare ci saranno dei costumi alternativi. Io avevo dei dubbi a riguardo perché, come ci è stato mostrato, questo gioco
ha come meccanica principale il fatto che ogni personaggio può essere personalizzato. È una cosa che è stata mostrata anche piuttosto a fondo. Praticamente, oltre a personalizzare l'outfit di ogni personaggio, cosa che comunque dà dei bonus alle statistiche, è anche possibile personalizzarli ulteriormente modificando le loro mosse speciali. Si hanno due slot dove è possibile inserire delle mosse nuove, alcune mosse, quelle più potenti, li occupano entrambi. E in questo modo si può avere una propria personalizzazione completa del personaggio. Questa cosa però sembrava escludesse la possibilità che i personaggi avessero costumi alternativi, perché alla fine tutti i vari outfit a disposizione del personaggio andavano sbloccati giocando, andavano equipaggiati con questa meccanica del cambio di costume. Fortunatamente i costumi alternativi che volevo io alla fine si sono rivelati delle personalizzazioni dei personaggi, quindi non è necessario che siano dei costumi completi alternativi, come ad esempio Power Girl per Super Girl. I costumi a cui tenevo particolarmente erano il Batman del futuro per Batman, ma a quanto pare è stato mostrato che è possibile personalizzare Batman in modo da farlo sembrare il più possibile il Batman del futuro. E una cosa a cui tengo particolarmente è una stramaledetta mascherina per Harley Quinn. Io non sopporto il nuovo design di Harley Quinn, banale, in cui lei non ha la mascherina. Fortunatamente, ringraziando il cielo, è possibile equipaggiarle il costume da Arlecchina, quello classico. Però anche lì non ha la mascherina, è una cosa che mi turba. Io voglio che mettano una mascherina ad Harley Quinn. Cioè, che cavolo, in Injustice 1 ce l'aveva. Dopodiché, più che costume alternativo, spero che sia il suo costume principale. Spero che per Raven, se ritornerà, utilizzino lo stesso design di Rebirth Raven che hanno inserito da poco sulla app Injustice Mobile, perché è decisamente un design molto più bello rispetto a quello che aveva in Injustice 1, che era terribile. Per finire, nei mesi Ed Boon su Twitter ha più volte sondato il terreno per vedere a quali personaggi di terze parti, a quali guest star, fossero interessati i fan. Diciamo che non è certa la presenza di guest star, ma a quanto pare Ed Boon è interessato a inserirne qualcuna. Non si sa mai, alla fine in Injustice 1 era presente Scorpion, che vabbè, non è questa grandissima guest star, però aveva un bel costume, a mio parere. Quello che i fan hanno richiesto di più a gran voce era Spawn. Tutti vorrebbero la presenza di Spawn. Io invece vado controcorrente e un personaggio dei fumetti che vorrei assolutamente vedere in Injustice è Jackie Estacado di The Darkness. Avrebbe un moveset meraviglioso, sarebbe fantastico in ogni aspetto, si potrebbe anche inserire perfettamente con la meccanica della personalizzazione per mettere i vari pezzi di armatura. E in più c'è anche da dire che non sarebbe una guest star che stona poi così tanto, dato che canonicamente si è scontrato con Batman. E beh, detto questo, questa era la mia wishlist per questo Injustice 2. Voi invece cosa ne pensate? Quali sono i personaggi che vorreste vedere assolutamente in questo gioco? Ditemelo nei commenti e per questo video può anche essere tutto, quindi ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo!